una puntata intensa che vi farà scoprire le eccellenze naturalistiche del parco e in specifico due nostri punti di eccellenza: l'area faunistica e centro visita del Camoscio di Rovere e l'area faunistica e centro visita del Capriolo, l'oasi di Fontecchio. Guardare gli animali nel loro ambiente naturale, vedere come stanno bene, come si muovono e conoscerli vi farà sicuramente apprezzare sempre di più quanto sia importante il loro rispetto e la loro cura. Io sono Jean-Luc Furore, il gestore dell'oasi del Capriolo di Fontecchio del Parco Sirente Velino. Qui ci occupiamo di educazione ambientale e di ospitare degli animali in via di recupero o non più recuperabili e liberabili in natura. E facciamo molta educazione ambientale, soprattutto con le scuole, e facciamo conoscere le problematiche dell'ambiente e soprattutto della fauna selvatica ai più piccini e anche ai più grandi, che spesso non sono preparati sull'ambiente selvatico in generale. Oltre all'area faunistica, a disposizione dei nostri ospiti abbiamo anche una conceria medievale con un percorso dell'acqua. Qui spieghiamo alle persone le attività che si praticavano a Fontecchio e tutto un sistema di raccolta dell'acqua molto particolare. La storia del Camoscio nel Parco regionale Sirente Velino inizia nel 2004, quando fu immesso asso, il primo esemplare, nell'area faunistica di Rovere. In quell'occasione questo primo passo verso la conservazione del Camoscio sul Sirente fu molto sentito dalla popolazione, dai residenti, dalle persone presenti, e mi piace anche ricordare Asso come l'ambasciatore dei Camosci nel nostro Parco Sirente Velino. Senz'altro uno dei momenti più significativi è stato poi la reintroduzione in natura. Nel luglio 2013 sono stati rilasciati sul Sirente i primi camosci e nel 2014 sono nati i primi camoscetti che hanno dato vita alla nuova popolazione. L'area faunistica del Camoscio di Rovere ospita degli esemplari che poi via via saranno liberati e andranno a unirsi alla popolazione presente sul Monte Sirente.